una necessità, un bisogno o anche un'idea, la voglia di collaborare, qualsiasi cosa, trova sempre la mia porta aperta. Quindi però era giusto dire a che punto siamo prima del Natale, anche perché stiamo conseguendo tanti obiettivi ed era giusto rendere partecipi la città. Evidentemente siamo ancora in grande difficoltà come comunità, però noi ce la stiamo mettendo tutta. Molti fanno tante critiche, questo, quello, di qua e di là, però io vorrei dire a ciascuno di noi, di voi, e si metta in mente questo: come si fa in una famiglia quando non ci sono soldi e ci sono solo debiti? Anzi, noi sbaglieremo, sicuramente non saremo perfetti, potremmo fare anche di meglio. Il nostro primo obiettivo, almeno quando io mi sono candidata, anche per i ragazzi che erano con me, la squadra, sapete qual era? Era quello di rifare di Porto Empedocle una comunità di persone che pensano non soltanto a se stesse, al chiuso delle loro case, ma pensano al bene di tutti, al bene degli altri, perché non si può essere felici da soli. E come noi vediamo quando ci sono le emergenze dell'immondizia. Sindaco Salvatore Urso. Grazie. Buongiorno a tutti, sicuramente l'intera squadra sposa chiaramente le parole del sindaco. Io mi permetterei di preso qualche appunto, solo perché avendo necessitato un po' tecnico sul bilancio, ci tengo a essere preciso. Credo sia una causa, perché giustamente chiedevano il dovuto, insomma. Ci tengo a specificare, questo l'ho appuntato, che l'OSL, che è l'organo straordinario di liquidazione, con la delibera numero 28 del 2006, accetterà una massa passiva di meno 21.171.304. Se significa meno 21 milioni a fronte di un'assenza di liquidità. Pizza è dal dottor Alesci, soprattutto dal dottor Alesci, e anche un parere della Corte dei Conti. Quindi da questo punto di vista è inattaccabile che l'amministrazione, dichiarando il dissesto finanziario e mettendo un punto a quello che è stato il passato, sicuramente ha realizzato un'azione salvifica per la città di Porto Empedocle. Cosa è partito da lì? È partito un attimo. Ci siamo riusciti, il 31 gennaio lo stadio diventerà area di cantiere e anche questa verrà sbloccata. Sì. Dal punto di vista sportivo è nata la consulta dello sport, è giusto dirlo, darne merito e atto, il presidente Di Betta e il vice Enrico Ferrigno, stiamo portando avanti tantissime iniziative, lo sport veramente sta a Porto Empedocle spingendo tantissimo, l'ultimo è stato il torneo di Fortunato Policardi, veramente bellissimo, dell'Immacolata. Abbiamo